Saluto tutti con affetto, sono particolarmente contento questa sera per questo nostro evento che non ha lo scopo di amar cordo, di raccontare semplicemente la ricchezza di carità che è avvenuta nelle nostre parrocchie in 40 anni di storia. Non è per incorniciare il passato questo incontro, ma un ripercorrere con il cuore alcuni filoni di vita cristiana e di carità. Ecco, recuperare la radice e la motivazione profonda della sua costituzione da parte di San Paolo VI. Lui, alla luce del Concilio Vaticano II, ha avuto questa profonda intuizione, come lo sappiamo bene. Non basta che qualcuno dia da mangiare o serva i poveri. La celebrazione dell'Eucaristia è completa quando la comunità stessa diventa pane per i poveri, quando traduce in modo fattivo il fate questo in memoria di me. Era necessario che tutta la Chiesa camminasse verso un atteggiamento di presa in carico delle situazioni di povertà e di ingiustizia. Non bastava soltanto fare, ma occorreva tradurre l'impegno in educazione. Il regno di Dio lo si annuncia e lo si costruisce nelle scelte quotidiane, quelle di tutti i giorni. Da qui il suo mandato alla Caritas, ad essere un organismo prevalentemente pedagogico. Fare memoria, e lo sappiamo dallo stesso mandato eucaristico, significa fare memoria, significa rileggere i segni dei tempi attraverso il proprio vissuto quotidiano, il proprio ambiente. E allora l'occasione dei 40 anni che abbiamo celebrato poi nella nostra chiesa cattedrale e condiviso con la visita del nostro vescovo Papa Francesco proprio qui in questo luogo, nella cittadella, ecco, è l'occasione dei 40 anni, è l'occasione per vivere con nuovo slancio il nostro servizio. E allora ringrazio veramente con tutto il cuore coloro che nella nostra diocesi si dedicano con tanta generosità ai più piccoli, perché lo sappiamo, il nostro tesoro sono loro. Sono loro. Invito tutti voi a continuare su questo sentiero. Le nostre parrocchie devono diventare sempre più locanda del samaritano per i feriti e gli scartati della nostra città. Allora mi permetto di insistere su questo punto, in quanto con l'ascolto del grido della città che stiamo vivendo in modo particolare quest'anno pastorale, che continuerà, ecco, questo ascolto sta scuotendo le nostre coscienze, le nostre comunità non possono assistere da spettatori. Il Vangelo ci chiama a dare noi stessi da mangiare. Abbiamo uno stimolo ricco, fecondo nel poter vivere la memoria e l'eredità di coloro che ci hanno preceduto, a partire dal nostro carissimo Don Luigi, modello sempre più attuale di prete e di pastore per le comunità cristiane di Roma. Quindi grazie a tutti veramente, con tutto il cuore. Grazie.